Allora, Gigi Riva innanzitutto ci può raccontare l'emozione di vivere una giornata così a 45 anni di distanza. Cagliari non ha dimenticato i suoi eroi. Sì, effettivamente è un'emozione un po' strana, perché dopo tanti anni pensavo che lo scudetto fosse sepolto e chiuso, invece è uscito una giornata splendida dove ci siamo trovati noi vecchi giocatori e molta gente che allora ci seguiva e ci ha seguito fino adesso. Cosa prova nel vedere dei ragazzi, dei bambini che non erano neanche nati all'epoca dell'impresa, insomma, acclamarvi come è stato pochi minuti fa di fronte all'Amsicola? Immagino sia bellissimo ancora a distanza di anni. Sì, beh, chiaro, è il padre o la madre che mette nell'orecchio del bambino il nome dei giocatori. Fa piacere perché detto da un bambino vuol dire che c'è futuro, vuol dire che non siamo stati dimenticati neanche dai giovani. È un'impresa ripetibile quella nella storia del Cagliari, secondo lui si potrà verificare un altro 12 aprile 1970? Ma secondo me tutto si può creare e fare. Noi abbiamo fatto aprile 1970, se poi all'inizio del campionato successivo io non subivo quella entrata dura dell'austriaco che mi ha spaccato una gamba, vincevamo anche il secondo scudetto, però insomma... Forse è più bello averne 21 solo, è il nostro gioiello. Non posso non chiederle una battuta anche sull'ultima stagione sfortunatissima del Cagliari, immagino avrà sofferto vedendo questa retrocessione dall'esterno. Dove si è sbagliato? Secondo lei cosa si è sbagliato? Ma è stato un campionato strano perché forse si è sbagliato qualcosa. Ma non sta a me proprio dirlo o criticare. Se ti cambi d'allenatore continui, forse hanno influito sul rendimento della squadra. L'abbiamo vista prima parlare col presidente Giulini, cosa vi siete detti? Magari lei ha intenzione di dare una mano attivamente a questa società? Ma io se potessi darle una mano la darei volentieri, anzi anche due mani, tutto quello che è possibile. No, ci siamo detto solo che ci vedremo e che adesso di pensare alla squadra, di fare la squadra, di fare una buona squadra. E di fare poche chiacchiere ma molti fatti. Una battuta le chiedo anche sulla nazionale, il nuovo corso di Antonio Conte le piace? Sì, questo 1-1 con la Croazia è un buon risultato perché i croati sono è un osso duro. Però ha bisogno di un assestamento perché c'ha molti ragazzi, forse troppi ragazzi giovani, e quindi faranno un po' fatica a mettersi d'accordo. Un'ultimissima battuta, stamattina in questo albergo è stato presentato il nuovo allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, lei lo conosce, che opinione ha di questo tecnico? No, non lo conosco, sinceramente non... Non lo conosco, penso non abbia mai fatto la A, però se l'anno scorso ha perso la Serie A agli spareggi vuol dire che ha tirato su una bella squadra.
c'è un ragazzo che è cresciuto nella sua scuola a calcio, che ruota attorno all'Orbital Cagliari, ha esordito anche in Serie A, Nicolò Barella. Che emozione ha provato nel vederlo, insomma, nel giro della prima squadra del Cagliari? No, è veramente un'emozione alta, grande. Anche ieri, quando l'ho salutato, gli ho stretto la mano. Mi è venuto in mente quando da ragazzo ho fatto io il primo esordio in Serie A a Roma. Ricordo che avevo il groppo alla gola, il magone alla gola. E quindi è una bella soddisfazione anche per tutta la scuola calcio. Ieri l'abbiamo messo d'esempio e lui è stato bravo. È stato lì sino alla fine della chiusura dell'anno. E un gioiellino nostro della scuola calcio.